Oggi si festeggia San Giuseppe Cafasso, il più rinomato dei confessori e anche il patrono dei cappellani delle carceri e dei carcerati. Don Cafasso, come ancora oggi viene chiamato straordinario sacerdote, appartiene a quella generazione di uomini santi che hanno scritto pagine luminosissime nella storia della pietà e della carità cristiana. Nel secolo XIX, in un Piemonte assieme a Don Bosco, al Cotolengo e ad altri santi dell'epoca. Chi era il Cafasso? Era nato a Castelnuovo d'Asti nell'anno 1811, 4 anni prima del compaesano Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani. Era un giovane riflessivo, amante della preghiera e dello studio, ed era entrato in seminario a Torino per uscirvi sacerdote nell'anno 1833, a soli 22 anni. Giuseppe Cafasso non aveva neanche un po' del fascino di Don Bosco. Era piccoletto, gracile di salute, tutto storto per via di quella spina dorsale deviata, probabilmente una forte scoliosi. Ma quel corpo malfatto era illuminato, illuminato da una grande intelligenza. E da una carità davvero sconfinata. Del Cafasso è stato detto che fu un nuovo San Luigi per innocenza e per purezza di vita, e anche un nuovo San Vincenzo de Paoli per la sua grande carità, e ancora un nuovo San Carlo Borromeo per l'austerità della sua vita, e ancora un nuovo Sant'Alfonso de Liguori per la dolcezza e per la sua grande bontà. Ancora giovanissimo aveva sostituito nella cattedra di teologia del seminario Don Luigi Guala, di cui era stato per qualche tempo suo assistente. Come professore, il Cafasso era molto stimato non solo per la lucidità con cui insegnava, ma soprattutto per il calore e l'entusiasmo che sapeva trasfondere negli allievi, con la testimonianza di una vita davvero sempre esemplare. Ai sacerdoti il Cafasso insegnava come presentare la fede con serenità, fiducia, senza transigere sul dogma, ma offrendo comprensione agli incerti e ai disorientati. Ma non fu quella la sola cattedra da cui il Cafasso insegnò, ce ne fu un'altra più angusta, ma più preziosa, ed è quella del confessionale. Grande confessore il Cafasso. I fedeli, sia colti che ignoranti, facevano ressa davanti al suo confessionale. Agli uni e agli altri il Cafasso sapeva comunicare con le parole del perdono il coraggio e la forza per proseguire, nonostante i cedimenti, nella via della virtù cristiana. Era sempre paziente, sempre lucido, sempre disponibile. Al grande cuore del Cafasso quell'impegno di spirituale carità però non bastava ancora. Ne scelse un altro, all'interno delle carceri cittadine. E lì vi profuse tanto zelo e tanta passione, tanto da venir poi denominato il prete della forca. A Torino lo chiamano ancora così. Nessun condannato a morte, infatti, saliva al patibolo senza essere stato accompagnato da lui, senza deporre un ultimo bacio sul crocifisso che il Cafasso porgeva ai condannati a morte. I delinquenti, anche i più incalliti, lo amavano, e lo amavano a tal punto da confessargli: signor Cafasso, se viaggiando qualcuno l'aggredisce, non ha che da dire, sono Don Cafasso. E vedrà che lei sarà rispettato e fatto rispettare. Divenne anche rettore del convito ecclesiastico di Torino, e in quel luogo la sua vicenda si è incrociata appunto con quella di Don Giovanni Bosco, già citato. L'infaticabile ed estroso paesano un giorno infatti gli riempì il convitto di giovani e di ragazzi schiamazzanti, che il Don Giovanni Bosco aveva rastrellato un po' ovunque nella periferia della città. Quando poi Don Bosco fu costretto, e non certo per colpa del rettore del convitto, a togliere le tende
e a mettere su casa nella tettoia di Valdocco, Don Cafasso fu sempre vicino all'amico con i suoi consigli, ma anche con aiuti finanziari. E quando morì a soli 49 anni nell'anno 1860, donò a lui e ai ragazzi del Cottolengo quel poco che possedeva. Giuseppe Cafasso, sacerdote modello, guida del clero torinese e perla del clero italiano, come è stato definito, è stato proclamato nell'anno 1947, è stato proclamato santo e anche patrono dei cappellani delle carceri e dei carcerati. E questi ultimi non potevano certamente trovare un protettore più degno di lui, che fu in vita non solo sempre ricco di pietà e di compassione verso di loro, ma anche un instancabile nella sollecitarne il ravvedimento, non solo, ma anche la conversione e il recupero in dignità. E allora noi nel giorno di questo santo sociale, questo santo così vicino ai peccatori e ai carcerati, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. Insegnaci a pensare agli altri, ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Facci la grazia di capire che a ogni istante ci sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi e nostri fratelli, che muoiono di fame, senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo, abbi pietà dei lebbrosi, ai quali tu così spesso hai sorriso, quando eri su questa terra. E non permettere più, o Signore, che viviamo felici da soli, facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi. Amen.